Cos'è l'assistenza indiretta? Allora, l'assistenza diretta è l'alternativa all'assistenza organizzata dalle cooperative. L'abbiamo voluta fortemente circa 10 anni fa, perché per molti di noi, l'assistenza delle cooperative era insostenibile. Eravamo obbligati a orari, a persone non scelte da noi, e tutto questo non ci consentiva di organizzarci la giornata secondo i nostri reali bisogni. L'assistenza indiretta, ovviamente, noi diventiamo organizzatori dell'assistenza, quindi scegliamo gli assistenti, gli facciamo colloquio, decidiamo l'orario, ovviamente in base al budget, e diventiamo dei datori di lavoro. Quindi ovviamente svolgiamo tutte le pratiche di un datore di lavoro: busta paga, contributi, sostituzioni, malattie, eccetera, eccetera. Ma con l'indiretto possiamo lavorare, possiamo uscire quando vogliamo e non quando decidono altri. Questo è il vero messaggio dell'indiretta. Questo significa che al comune costa di più erogare l'assistenza indiretta? Al comune dovrebbe costare di più, perché salta tutte le spese che ha una cooperativa: affitto dei locali, segreteria, assistente sociale, psicologo, tutte le figure obbligatorie delle cooperative. Con l'indiretta salta tutto ciò.